Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo insieme una richiesta che mi avete fatto nei commenti e quindi come rialzarci da per terra con i piedi uniti e le ginocchia unite. Sembra semplice, ma non per tutti lo è, non è una cosa scontata. Rialzarci da per terra e quindi magari un elemento igienico dalla capovolta avanti, ad esempio, con le ginocchia e i piedi uniti. Quindi, siccome per fare questa cosa servono tre cose fondamentali: coordinazione, un po' di forza e mobilità. Vediamo insieme alcuni esercizi che, se questa cosa non vi è scontata, possono aiutarvi a raggiungere questo obiettivo. Allora, come prima cosa andrei a riscaldare questi muscoletti, compreso il nostro tendine d'Achille, con alcuni esercizi di mobilità. Ora io li farò soltanto per qualche ripetizione, giusto per darvi un input, ma per migliorare la mobilità dovete allenarla costantemente ogni giorno e per molte più ripetizioni di quelle che vedete oggi. Quindi vi consiglio per ogni esercizio che vi farò vedere di ripeterlo per qualche minuto. Allora, da questa posizione molleggio. E se riesco vado a schiacciare anche i talloni a terra. Leggo un po' con le mani avanti, un po' mi porto più dietro e cerco di appoggiare i talloni. Ok, secondo esercizio che vi propongo, io non utilizzo una spalliera ma va benissimo anche un muro, una sbarra, qualsiasi cosa, basta che appoggiate le mani per aiutarvi. Mettiamo in questa posizione, quindi con la gamba davanti leggermente flessa e la gamba dietro distesa. Dovete allontanare la gamba fino a quando sentite che il polpaccio e il tendine iniziano un pochino a tirare, perché l'obiettivo di questo esercizio è andare a allungare questa zona. E quindi faremo sia dei molleggi in questo modo, andando a schiacciare il tallone a terra. Se mi metto qua non sento niente, quindi non sto allenando con ben niente. Quindi cosa faccio? Allontano la gamba. Qua sento che inizia a tirare, perfetto, alleno questo movimento. Possiamo rimanere anche statici, sempre cercando di distendere il ginocchio dietro, piedi dritti uno davanti all'altro e via. Stessa cosa, ovviamente la ripeterò anche con l'altra gamba. Terzo esercizio che vi propongo, mani alla spalliera, in questo caso ci è molto utile una spalliera, ma se non ce l'avete, però avete magari un compagno che vi può aiutare, potete fare la stessa cosa con le mani che erano quelle di un compagno. Piedi uniti perché è il nostro obiettivo per rialzarci e ginocchia unite. Ci andiamo a sedere e da questa posizione, aiutandomi con la presa della spalliera o del compagno, andrò a rialzarmi. Qui andrò a eseguire il movimento, che è il nostro obiettivo finale, però con un grande aiuto. Ok. Altro esercizio, questo ci serve un po' per rinforzare la nostra muscolatura. Lavoreremo sempre con entrambe le gambe, ovviamente, e andare a fare questo, quindi pistol squat, una gamba la lascio libera, scendo e poi mi rialzo e posso farlo prima con l'aiuto e poi anche libera. Quindi scendo, guardare bene il mio tallone a terra, non sono messa così, il mio tallone a terra, quindi mi lancio bene le spalle in avanti e da qua risalgo. Questo esercizio lo ripeto, sia con una gamba e poi dall'altra. Mi raccomando, il tallone deve stare a terra. Non devo fare questa cosa, non mi serve a niente per quello che è il nostro obiettivo. Fatto questo, ritorno a corpo libero e adesso inizieremo ad alzarci in piedi, però con un aiuto. Quindi partiremo facendo o una candela oppure facciamo anche semplicemente un rotolino e con l'aiuto delle mani mi alzo. Vedete che se avete fatto tutti questi esercizi nell'ordine per un bel po' di volte e qua fate questa tecnica, quindi rotolino, quindi date un po' di slancio e vi aiutate con le mani, sarà più semplice rialzarsi. Quindi rotolino, le mani le tengo già qua che sono più comoda e mi aiuto per alzarmi. Mi metto anche davanti così vedete che le mie ginocchia e i miei piedi rimangono uniti. Rotolino e mi alzo. Ok, e adesso siamo no, facciamo due step ancora. Capovolta avanti. Quindi la capovolta avanti è un elemento importantissimo e di base della ginnastica artistica in cui bisogna rialzarsi in questo modo. Quindi da qua. Ok, spingo
Spesso, cosa vediamo specialmente tra le ginnaste e i ginnasti alle prime armi o comunque tra i principianti anche adulti? Fare questa cosa qua brutta, così, ginocchia aperte e addirittura mi alzo con le mani. No, questo è un grave errore, quindi rivediamo l'esecuzione corretta. La capovolta mi dà comunque uno slancio per risalire con meno difficoltà. Quindi rimango chiusa la pallina, ginocchia sono al petto e mi rialzo. E ora la parte più difficile è partire da fermi. Quindi da qua devo essere molto mobile, zona gambe inferiori tendo da dire, però posso arrivarci tramite esercizi di mobilità. E mi rialzo. Da qua e mi rialzo. Spero che questo video vi sia utile, fatemelo sapere nei commenti. Ciao!